Innanzitutto l'aspetto economico che è venuto fuori in questa presentazione del rapporto IRPET. Noi ci troviamo in una regione che ha grandi potenzialità, perché è una regione che vive chiaramente la crisi come gli altri territori, non solo d'Italia ma d'Europa, ma contemporaneamente è una regione che proprio in quei mesi dal terminare della grande fase di emergenza sanitaria al periodo in cui è emerso il tema della guerra aveva dimostrato di avere una crescita e uno sviluppo e quindi una capacità reattiva superiore ad altre regioni italiane, e questo ci deve anche dire che in qualche modo noi possiamo, nel momento in cui si può arrivare a una normalizzazione e poi alla pace, avere la capacità di essere pronti per ripartire, magari con tutti quei settori fondati sulle esportazioni, sulla tecnologia, ma anche il turismo, la cultura, anche le produzioni che si adattano alle piccole e medie imprese che consentono alla Toscana di avere questa capacità reattiva. Contemporaneamente è fondamentale l'energia. Noi oggi già siamo o la prima o una delle prime regioni italiane per autosufficienza energetica, perché grazie alla geotermia, che è solo in Toscana, sia nelle colline metallifere fra Siena, Pisa e Grosseto, sia sul Monte Amiata, noi abbiamo il 30% di energia che consumiamo, che ce l'abbiamo sul nostro territorio. Ma è forte l'energia idroelettrica in Toscana, 32 laghi sono quelli fra la Mediavalle e la Garfagnana, ma è forte anche il fotovoltaico e l'eolico. Ecco, noi dobbiamo puntare da questo 50% di autosufficienza energetica ad avere più. Io su questo ho lanciato il messaggio, il federalismo energetico, ovvero noi ci impegniamo per realizzare impegni che sia Sorgenia Geotermia Monte Amiata, sia le pale eoliche sul Mugello, che siano i pannelli solari di altre aree in cui sono richieste. Abbiamo spesso il parere negativo della sovrintendenza e l'obiezione di quel comitato e il parere negativo di quell'altro ente. Quindi se questo impegno ci deve essere, noi dobbiamo avere anche una parte di agevolazioni nell'obiettivo di aver raggiunto una maggiore autosufficienza. Per questo deve essere, a mio giudizio, con l'autonomia differenziata offerto alle regioni un quadro che è regionale, e se una regione riesce a garantire una maggiore energia da fonti rinnovabili deve essere premiata, magari scontando il costo dell'energia che arriva per le imprese che lavorano, o realizzando opere pubbliche nei territori in cui questo avviene, o con altre forme di agevolazione. Il federalismo energetico, a mio giudizio, è l'unico vero stimolo che può consentire a regioni, comuni e territori di darsi da fare, perché anche superando le burocratizzazioni a cui i procedimenti autorizzativi vengono messi, si possa arrivare a una soglia più alta. Lo scenario è cambiato in poche settimane, in pochi mesi, dopo il rimbalzo importante e significativo del 2021, con un tasso di crescita del PIL al 6%, anzi oltre il 6%, vi sono tutta serie di segnali di rallentamento nella produzione industriale, nella dinamica degli avviamenti. In particolare gli avviamenti a marzo mostrano un segno negativo rispetto agli avviamenti anche rispetto al 2019 in modo particolare, e che testimoniano quindi un'inversione della ripresa, cioè il fatto che in qualche modo cominciano a scaricarsi su famiglie e su imprese una serie di costi che rendono più vulnerabile il sistema produttivo e naturalmente rende più vulnerabile anche le famiglie. Quello che ci aspettiamo è una crescita che non sarà nel 2022 come prevedevamo all'inizio al 4,6%, ma una crescita che si dimezzerà rispetto a questa previsione. Naturalmente è una previsione che è soggetta a possibili cambiamenti, perché tutto dipenderà dal tempo di esposizione agli eventi avversi. Molto dipenderà da quanto durerà questo conflitto Russia anche Ucraina, se subirà un'escalation oppure tenderà a ricomporsi. Quindi siamo in una situazione mutevole, molto incerta, ma che in qualche modo allontana un po' quell'ipotesi di ritorno alla normalità che noi pensavamo di aver già conseguito in tasca a fine dicembre.